La home gym più costosa d'Italia. Ebbene, come avete letto dal titolo, oggi è il primo episodio di quella serie di video che penso che si dilungherà per due mesi, spero non più di due mesi perché sennò davvero mi cadono le balle. Scusate, è la prima volta che ho il cameraman nuovo, ovviamente super pagato, quindi insomma se fa tutto un po' schifo è anche a causa sua. Però posso dire che è anche il cameraman più bello di tutti, guardate qui. Facciamo vedere la cameraman, mostra bene. Mostra le gote. Detto ciò, è un lavoro molto lungo quello che andremo a fare ed è per questo che ci vorrà parecchio tempo. Anche per via del tanto tempo e del lungo lavoro è per questo che anche verrà a costare davvero così tanto. Ed in questo video vi faccio vedere proprio l'inizio, il com'è in principio. E poi dopo vi faccio vedere anche dove sarà locata la home gym. Poi nei prossimi episodi spero di farli a breve perché raga ci stiamo mettendo un'eternità. Ebbene, andiamo. Come i veterani di quelli che mi seguono sapranno, qui è dove c'era la mia home gym una volta. Tutta questa parte qua che vedete, in parte i lavori sono già iniziati, infatti manca il tetto, verrà demolita sia questa parte di qua che questa parte di qua sulla destra. In una stanza poi che rimarrà là sotto verrà ristrutturata e verrà riempita di cose per allenarsi. Bene. Qua è dove c'era proprio la mia prima home gym in casa, quella un po' più seria che usavo per fare calisthenics, vero e proprio. Qua infatti c'era la sbarra, anche qua la sbarra. Pensate che qua, ragazzi, io ci facevo freestyle un tempo, cioè una roba davvero da fuori di testa, sul cemento, cioè proprio matto. E poi lì avevo un'altra sbarra. Tutta sta roba adesso è qua. Non riutilizzerò praticamente niente di quello che avevo in passato, anche perché la roba è tutta rovinata, rimanendo poi comunque fuori all'aria aperta, viene come viene. E infatti poi ci sarà un episodio dedicato proprio al cosa prenderò da inserire dentro alla palestra di street lifting, ed in particolare gli oggetti essenziali che bisogna avere in una palestra di street lifting. Qua adesso c'è il lavoro vero e proprio, quello più grande. Infatti qua verrà demolito tutto, qui poi probabilmente verrà terra e stavo pensando se metterci anche una sbarra fuori per allenarmi nei periodi estivi, ecco, anzi primaverili perché d'estate fa un caldo bestia. Quindi qua verrà tutto raso al suolo, tutto e adesso vi faccio vedere dove verrà la home gym. Bene, qua è dove verrà fuori la home gym. Adesso c'è un rimbombo senza senso, spero che non si senta dal microfono, però sono 70 metri quadri, sono un 10x7. Probabilmente il soffitto poi togliamo tutta la parte in cemento e verrà con i mattoni a vista. L'idea è quella di mettere poi delle sbarre che in realtà ho già acquistato, non a muro, proprio rack da agganciare al muro. Insomma, sarà un vero e proprio ufficio, studio di registrazione e home gym. Sarà la mia bat caverna. E poi il pavimento ovviamente lo voglio fare proprio tutto gommato. Questa era una ex cascina, quindi qua infatti dove adesso avete visto il prato in realtà prima era tutto così come vedete adesso qua dentro, quindi c'erano le stalle, pollai, c'era di tutto. E tra l'altro c'era anche questa cosa qui, una pesa, proprio le pese antiche d'epoca. Questa mi piacerebbe sistemarla e tenermela lì così, just for fun. Qui e dove è la finestra che dà dentro l'home gym. Qua verrà aperta e faremo una porta finestra in modo che entri un po' di luce e faccia entrare anche il buon Milo. Né Milo? Non vedi l'ora tu che di avere la home gym, che stiamo tanto tempo insieme, eh? Sì, Milo. Qua sopra verrà un terrazzo, il terrazzo che poi si collegherà direttamente con la cucina, ma questo non c'entra niente perché parliamo di home gym. Ecco perché effettivamente è la home gym più costosa d'Italia, non tanto la home gym, perché una home gym di street lifting è quanto può costare. Sì, il pavimento, le sbarre, poi cosa ci vuole? Una carrucola. Molto dell'attrezzatura ce l'ho già. Quello che verrà a costare tanto sarà proprio la demolizione di tutto quanto e la ristrutturazione. Questa parte di video adesso è finita. Cambio camera, cambio microfono, quindi l'audio sarà diverso, tutto sarà diverso perché andiamo in palestra e procediamo con l'allenamento per la gara del 21 ottobre, il GOP. Andiamo. Continuo a tempestarmi di domande, dentro un sacco e a gettarlo ai lupi.
Oggi l'allenamento sarà bello lungo, ma ovviamente a voi metto proprio poche clip di ciascun esercizio. Parto con una floor press, un top set formato da 4 serie da 3 rep con 105 kg e poi un 4x6 con le loop in deload. Successivamente ho partenze da 120 in presa neutra, mi sembra 6 serie a 30 kg, ma poi le guardiamo insieme, e poi il resto tutti complementari, che poi ovviamente vedrete. Non c'è nessuno in palestra, quindi bene, penso di riuscire a registrare a meno che non vengano altre persone. Però non vedo macchine, oppure sono tutti ragazzini dentro in bici, però non vedo neanche bici. Vabbè, dai, ci vediamo direttamente alla floor press. Floor press fatta, 4x3 a 105, saliti davvero benissimo. Le prime serie, che sono quelle che ho filmato, in realtà non proprio. L'ultima è volata. Devo ancora impararla bene, perché l'ultima ero proprio settato da Dio, volata, quindi ho un sacco di margine. E poi adesso faccio questa cosa qua. Praticamente ho il bilanciere sotto, che è in deload da quella loop lì. Semplicemente togliamo un po' di carico in buca, ma ho tutto il bilanciere in mano poi quando sono a braccia tese. Questo giusto una sicurezza, perché non voglio ammazzarmi. Raga, ho il fetish per gli elastici, mi spiace. Bene, anche questo è andato, adesso vado a fare chin up, partenze da 120, quindi chin up partendo dai pin, braccia 120, 6 serie ad RP8, quindi sono in autoregolazione con 30 kg, vado avanti finché non raggiungo l'RP8. Partenza lenta, quindi da qua parto lentamente e poi accelero in chiusura. Ci vediamo là. Dopo le trazioni che avete visto, sono rimasto in tutti i set tra le 8 rep e l'ultima serie ne ho fatte 6. E la penultima 7, quindi abbastanza bene. Le inquadrature fanno cacare, ma perché non ho un cameraman, c'è gente, solite cose. Infatti proprio per questo motivo i complementari non li ho registrati. Ho fatto giusto una lat machine, un 3x10 e 6 serie di croci dal cavo alto. Le prime 3 serie monolaterali, le altre 3 croci ai cavi classici. Ed infine un 5x8 di curl all'ercolino. Classico. Adesso mi faccio addome con plank zavorrato e un po' di hyper extension per la colonna e fine. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi piace questa serie di video, e anche se non vi piacciono, in ogni caso iscrivetevi al canale perché ci tengo molto. Però se siete arrivati fino a qua vuol dire che la mia faccia più o meno vi piace. Dai, su, via, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like. Se state cercando un personal trainer online di calisthenics o street lifting, ovviamente contattatemi, tutte le info le trovate qua sotto in descrizione, e noi ci vediamo nel prossimo video.